Non sono norme in contraddizione. Intanto dovremmo grande chiarezza di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di funzioni e di competenze che sono diverse. La Repubblica Italiana, come sapete, assegna alle regioni l'organizzazione territoriale della sanità e alcune competenze delle quali avete parlato, penso alle competenze, diciamo, sull'organizzazione logistica delle scuole, sono divise tra comuni e province. Ora, mi pare fin troppo evidente che se siamo, e lo ribadisco, ogni tanto forse è bene che lo ricordiamo, diventati dal secondo paese di untori al mondo al paese più sicuro al mondo, qualcosa è successo in questi 4 mesi. Qualcosa è evidente che è successo, ed è successo che abbiamo deciso di lavorare utilizzando intanto la leale collaborazione che spesso ci Presidente Mattarella come C'è un punto problema di fermo audio. dell'azione quotidiana amministrativa. Le regioni definiscono l'organizzazione territoriale della sanità, le linee guida le dà lo Stato centrale e le linee guida che dà lo Stato per profilassi internazionale. Nella prima parte, quando c'era il lockdown, sono state linee guida che sono apparse ad alcuni. Vi ricorderete il dibattito fatto? Qualcuno ci dava anche di approccio dittatoriale. In realtà, quell'approccio è servito a mettere in sicurezza il paese. Dal 17 maggio in poi, quando abbiamo messo in sicurezza il paese, il 3 giugno abbiamo detto alle regioni: ora vi rimettiamo in cammino, ci rimettiamo in cammino e apriamo i confini regionali. È iniziata l'organizzazione del paese per la ripartenza. Alcune attività come quelle turistiche sono ripartite. Lei, Parenzo, sa meglio di me che luglio e agosto, questi primi 15 giorni di agosto, hanno segnato un più, e hanno segnato un più in un anno drammatico di una buona parte del settore turistico, perché l'Italia, a proposito di imprese che riusciamo a fare, ad un certo punto si è sentita sicura. Ora, diciamo, ho sentito di tutto sulla scuola. La ministra Azzolina non ha bisogno della mia difesa d'ufficio, ma guardate, ci sono oltre 40.000 plessi in Italia e voi davvero pensate che i 40.000 plessi non abbiano avuto un'attenzione tale da poter attivare una serie di interventi? È stato fatto ovunque, in alcuni casi è complicatissimo, in altri casi è stato facilissimo, dipende da dove è sito quel plesso e da quali sono le risorse che erano disponibili in quel momento. Io dico semplicemente una cosa: evitiamo di ritenere che il dibattito estivo che abbiamo fatto anche in queste ore, in questi giorni, si trasformi in queste sono le regole e non c'è più discussione. Io vi dico semplicemente una cosa: l'obiettivo del governo è garantire sicurezza. La sicurezza la garantisci se la sanità territoriale è intorno alla scuola, abbraccia la scuola, garantisce attraverso test continui che quella scuola è sicura, e noi ai genitori, ai ragazzi, ai parenti dei docenti, ai parenti del personale ATA, è questo che dobbiamo dire, che qualsiasi cosa accada ci sarà un immediato intervento, sia in fase preventiva, se c'è la temperatura alta, se c'è qualcuno che non sta bene, sia in fase successiva con tamponi e test molecolari immediati. Guardate, non c'è un'altra alternativa. Poi, certo, ci sarà il distanziamento, ci Quindi lei sta saranno dicendo, una serie di attenzione, misure che una sono cosa molto oggetto anche di quel importante. documento. Scusi, perché era un ragionamento, voglio estrarre questa cosa. Lei sta dicendo il modo per superare quel caso paventato dall'Istituto Superiore di Sanità, cioè bloccare tutta la classe, è la tamponatura e test veloci anche nella scuola, come accade per la Immediata, ma Serie A. dovrà essere fatta. Ma come accade, mi scusi, per gli ospedali, come accade in tutti i luoghi di lavoro, c'è un immediato intervento e noi dobbiamo garantirlo. Ma questo lavoro, diciamo, è in corso, non si E vede, l'isolamento è della in classe, corso un però. confronto continuo con le regioni. Poi io, non, diciamo, il vostro Barbato. servizio ha rappresentato come caos la leale collaborazione. Ma è nella nostra Costituzione, è scolpita nella nostra Costituzione l'organizzazione territoriale della sanità a cura delle regioni e le indicazioni dello Stato e le linee guida Ma per ci profilassi sono così internazionale tanti dello Stato. tamponi, Ci Boccia? sarebbe caos se Stiamo le regioni parlando di avessero 8 fatto, mi scusi, milioni. una cosa diversa da quella che abbiamo detto noi e Però, viceversa. Ministro,
Se siamo arrivati a questo punto e siamo il paese più sicuro al mondo, evidentemente ha funzionato il sistema. Può funzionare meglio? È probabile. Però le faccio una domanda. Ma io rivendico il fatto che in questo momento il modello ha funzionato. Ci sono 8 milioni di persone che gravitano sul mondo della scuola, quindi c'è una richiesta di tamponi, si apre la scuola, che è enorme. Voi avete messo in conto questo fabbisogno? Le regioni con cui lei parla tutti i giorni hanno le risorse per reggere questa pressione enorme che finora non c'è mai stata dai tempi del lockdown? Ma noi abbiamo il dovere di garantire quelle risorse, le regioni lo sanno, abbiamo sempre fatto tutto insieme. Se c'è una cosa che non è mancata in questi mesi sono proprio le risorse. Ovviamente stiamo parlando di 8 milioni e mezzo. Anzi, la mattina tra le 7 e le 7.50 sono 10 milioni gli italiani che escono per andare a scuola, poi una quota di questi torna a casa perché sono i genitori che accompagnano i bambini e negli stessi ambienti restano 8 milioni, 8 milioni e mezzo di persone. È evidente che noi dobbiamo, è una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme, però vorrei ricordarvi anche che gli altri paesi che spesso vengono richiamati in esempi che poi nessuno fa fino in fondo, o hanno richiuso le scuole o le hanno aperte e chiuse flash di Barbaro più di in 30 due secondi volte, perché anzi tre se penso ad alcuni paesi europei. No, mi scusi, nessuno di questi paesi che vengono citati è in condizioni migliori dell'Italia. In questo momento la Spagna è un paese con nel cuore ha 3.700 positivi, l'Italia ne ha 640 e qualcuno mi dice prendiamo la Spagna in esempio sulla scuola. Però, ministro, non confonda i dati della